Eccoci qua con il vincitore dello Shark Baby Cup Main Event, Maurizio Accardo. Complimenti. Grazie, è stata un'esperienza bellissima, è la prima volta che partecipavo allo Shark Bay. Hai iniziato bene. Ho iniziato direi alla grande, con molta determinazione. Gli amici del circolo 72 di Cesenatico sapevano benissimo che io venivo qui a prendere. Ho vinto il ticket lì e sono venuto qui per vincere, lo sapevano tutti e l'ho fatto, determinato per vincerlo. Non si può dire che quando vuoi qualcosa non lo ottieni? Dire di no. E questa stasera è stata la prova tangibile che ero convinto di vincerlo e l'ho giocato per vincerlo nonostante dei momenti molto molto particolari oggi, veramente terribili. Raccontami un po' come si è evoluto il tuo torneo. Sono partito, partiamo da oggi, via, è inutile raccontare gli altri giorni, sono partito oggi con 106.000, abbastanza sotto average. E nelle prime mani ho cominciato a vedere anche qualche carta decente, le ho giocate a modo mio fino ad arrivare a 3-400. Verso la metà della giornata ho vinto un coin flip con un avversario e quindi sono andato a 780, 900, 800 più o meno. E mi hanno spostato di tavolo, arrivo in tavolo nuovo da Big Blind. Sistemavo ancora le chips, un giocatore corto manda il suo lean e io c'ho donna asso, lo chiamo, erano 140.000, lui gira 2-2, un flop abbastanza fortunato per lui, 6K6, un turn che invece mi porta avanti perché esce un altro K, un river un po' più preoccupante per me perché c'è un 2 e perdo la mano. Dopo qualche altra mano ho perso con donna contro K-Jack che le fa doppia coppia, ne ho perse parecchie. Adesso poi sul blog sicuramente le mani sono state raccontate e ci si può rendere conto di qualche brutto colpo perso. Nonostante questo sono rimasto molto calmo, molto sereno, ho giocato credo veramente molto molto bene. La mia pazienza e la mia serenità è stata premiata con una coppia d'assi in un momento particolare del torneo. Ho trovato un avversario sloveno che aveva aperto di 3,5 volte, credo, il grande buio. Io ho pushato perché ero ancora corto dopo tutte quelle bad beat. Ha chiamato un oppo con K asso, i miei assi hanno tenuto e da lì poi è stato un continuo macinare. Bello, sono contento. Cosa ne pensi dell'organizzazione di questo torneo, visto che è la prima volta che ci partecipi? Io ne avevo sempre sentito parlare molto molto bene, non avevo mai partecipato, mi piace molto fare tornei live, a volte il lavoro me lo impedisce perché ecco, tirar tardi la domenica e lunedì essere al lavoro diventa veramente un po' dura. Ne ho sempre sentito parlare bene dell'organizzazione e devo dire che ne ho avuto la conferma in termini di ospitalità, di mettere a proprio agio il giocatore, essergli vicino per qualsiasi esigenza, è stata veramente una cosa molto ma molto eccezionale. Sono contento, bravi, bravi davvero. Io di questo ti ringrazio davvero tanto. Dimmi quali sono le mani che tu preferisci, se ce n'è una. Non ho una mano in particolare, io cerco di giocare le mani anche a seconda della situazione, della mia posizione, quindi non ho una mano del cuore, assolutamente no, non mai avuta, non ci ho mai pensato. Mai avuta? Mai avuto una mano del cuore, io gioco la mano che va giocata è sempre una mano, cioè una vera mano. Poi dipende dalla posizione, quella che a volte tra noi amici diciamo la giochessa, cioè il bluff fatto in un certo modo, a volte porta risultati positivi, altri può essere veramente drammatico, però una mano mia non l'ho mai avuta, nei tanti anni che gioco a poker non l'ho mai avuta. In tanti anni che giochi a poker, il ricordo più bello o il primo ricordo, la prima esperienza? Ma guarda, io ho cominciato a giocare online avvicinandomi da un sito inglese di scommesse che faceva anche il poker, ho cominciato a giocare lì, mi sono accorto che probabilmente non era il poker che
pensavo di conoscere, quindi ho cominciato a fare delle ricerche, mi sono iscritto, credo, vado a memoria, probabilmente nel 2008 su Poker Italia Web, e lì ho cominciato poi a leggere un po' le cose, a imparare il poker. E ho cominciato a giocare online e la prima gioia è stata, per assurdo, vincere un satellite per andare a fare un torneo importantissimo del circuito italiano organizzato da una poker room americana. Abbonato ai satelliti? Io sono un giocatore di satellite, mi piacciono. A me piacciono i satelliti, io punto ai satelliti per poi andare a fare questi tornei live. Ti riesce bene però? Mi piace, sì. Li vinco, dai. C'è qualcosa che te la senti di consigliare a chi si sta avvicinando al poker? Dire, io non sono nessuno per consigliare le persone che si avvicinano al poker. Sono una persona grande, grande d'età rispetto a tanti giovani. Io spero che mi ascolti una persona che è venuta da Rimini con noi e che ha giocato questa 2 giorni e mezzo da venerdì sera non in maniera molto ma molto bella. A lui voglio dire, a tanti ragazzi, questo è un bel gioco, non bisogna farsi prendere la mano, non bisogna pensare che è sempre colpa della sfortuna, ma forse una certa attenzione, lo studio, dedicare un po' di tempo a capire che cosa fai, e allora questo è un gioco che ti può dare delle soddisfazioni. Poi è questione di, io ripeto, la determinazione a fare un qualcosa ti può aiutare in tante cose. Io sono determinato a imparare, sono sempre stato determinato a imparare, non smetto mai di studiare, e quando partecipo a un qualcosa partecipo per andare sempre al massimo. Non sempre mi riesce, e stasera sì. Io ti ringrazio. Se per concludere c'è qualcuno da casa che vuoi salutare? Guarda, io voglio salutare quella poverina di mia moglie, che povera donna, ancora 10 minuti fa mi ha chiamato perché via SMS mi ha seguito, e la cosa drammatica è che non capisce niente, perché a un certo punto le ho scritto: è finito, abbiamo splittato, e lei mi ha mandato il solito messaggio: ok, tieni duro, vai avanti. E ha chiesto: guarda, forse non hai capito, ho vinto. E lei: ma davvero? E allora poi ci siamo sentiti per telefono, perché e a lei, che è una donna tanto tanto paziente, che voglio tanto bene, perché sopportare uno come me bisogna essere santi, e lei, vi posso garantire che è una santa, oltre che essere una principessa. E poi voglio ringraziare Bimbuzzo, per chi lo conosce, che è la persona che gestisce il circolo 72 a Cesenatico. Grazie a quel circolo sono arrivato con un satellite, e gli amici che con me hanno giocato e giocano in quel circolo. Io ti saluto sperando di rivederti nella prossima tappa a settembre, e ancora tanti complimenti. Io spero di esserci, se gli impegni di lavoro non me lo impediranno, vengo molto molto volentieri. Grazie, ciao. Ciao.